Ho pochissima batteria, cavolo. Stanno tornando gli scammer. Si è vista una nuova ondata di gente che si propone sul web con cose fenomenali e fantastiche. E siccome per avere più successo della volta prima devono spararla più grossa, ormai sono veramente arrivati a dei livelli dove l'unica arma che gli puoi, come dire, opporre a questo punto veramente è la satira. Di più non c'è. In questi giorni sto facendo il papà, sto leggendo un po' di libri a mia figlia, ovviamente ci ho buttato dentro un po' di cultura in questi libri e ho trovato che ci sono alcuni di questi libri qui che hanno già tutta quanta la saggezza che serve per andare a capire certi meccanismi. Vi leggo una favola. C'era una volta un programmatore che si chiamava Geppetto che trovò su GitHub un pezzo di codice e decise di farne una criptomoneta e la chiamò Bitnocchio. Bitnocchio era una peste perché continuava a fare un sacco di danni, a scappare di casa. Una volta che scappò di casa e decise di fare la propria ICO, venne bloccato da due carabinieri, la Finma e la Consob, che gli dissero: non puoi mica metterti a fare tutte queste cose qui, ci sono delle regole, adesso ti portiamo in prigione. Pinocchio scappa, allora i carabinieri vanno a mettere dentro Geppetto e Pinocchio rimane a casa da solo. Quando Geppetto esce di prigione, decise: dovrai andare a scuola. E Pinocchio dice: sì, non faccio più le, sì, io scamuffo, non faccio più gli scam, vado a scuola. Bene. Geppetto vende la giacca per comprare a Bitnocchio il suo libro di testo Mastering Bitcoin e per mandarlo a scuola e fare la brava criptomoneta. Ma lui, per strada, a un certo punto viene distratto da un grosso spettacolo all'interno di un centro convegni dove c'era Mangiafuoco con un sacco di altre criptovalute che diceva: venite, BitConnect, vi facciamo riguadagnare un sacco di soldi e le hostess e i coriandoli e i regali e tutte queste cose qua. Rimane ovviamente affascinato, vende Mastering Bitcoin per comprare l'ingresso e viene a quel punto catturato da Mangiafuoco. Mangiafuoco però voleva a un certo punto bruciarlo, se non mi ricordo male, e però Bitnocchio gli racconta la storia del povero Papino, eccetera, eccetera, e Mangiafuoco, che era americano, gli dice: oh, povero, tu piccola criptovaluta, io molto commosso di tua storia, adesso io ti lascio, ti dare regalo moneta, però not many moneta, just one moneta, just one. E lo manda via per la sua strada con i suoi soldi guadagnati con le moine che aveva fatto. A un certo punto Bitnocchio incontra due per strada, il gatto e la volpe. Il gatto ci aveva scritto sopra: mandami le tue criptomonete e te ne manderò indietro 10 volte tanto. L'altro invece, la volpe, ci aveva scritto: questo investimento è assicurato, puoi solo guadagnare, non puoi perdere. E cercano di farselo su e dicendo: guarda, conosco un bel investimento che è garantito e sicuro, tu metti lì i tuoi, le tue cripto d'oro e vedrai che dopo un po' cresceranno e diventeranno 10 volte tanto. Pinocchio, che era un ciula, ci casca e a un certo punto si scopre di aver perso tutto quanto il suo valore. Ma che caso! Viene però salvato dalla fata Exchangina. La fata Exchangina lo mette a posto, gli dice: però non fare più queste cose, mi raccomando, studia, diventa una brava criptovaluta, Bitnocchio. Sì, come no, come no. Allora a un certo punto comincia a lavorare, comincia a fare il bravo ragazzo, però a un certo punto succede che i compagni lo prendevano in giro perché lui era una brava criptovaluta con la sua proof of work, che faceva tutti i suoi lavorini fatti bene, e a un certo punto viene traviato da un compagno che si chiamava Doppia Truffa Coin. Doppia Truffa Coin dice: vieni con me nel paese del Balocchi. E allora si mettono a aspettare la carovana per il paese del Balocchi, che Cam passa di lì in Lambo. Dicono: bene, ci porterà tutti, ma siccome la Lambo c'è soltanto 2 posti, dice: no, aspetta, non devi salire qua, devi salire sul furgone dietro. E che, come che il furgone? Cos'è? Un fiorino? No, un ducato. Ok, allora vanno verso il paese dei Balocchi, dove lì c'erano un sacco di concetti bellissimi: la moneta socialmente utile, quella che poteva fare solo bene, quella che cresceva soltanto perché c'era un algoritmo alla base che le faceva soltanto aumentare il prezzo, c'era quella che invece veniva utilizzata solo per le cose eque, c'erano un sacco di altre cosine fantastiche, perché qui queste monete non si capisce perché servivano tutte queste anche belle cose. Riempitosi il cervello di tutte queste cavolate, Bitnocchio a un certo punto scoprì di essere diventato un asino. E non capirci più un tubo di criptovalute. Viene quindi preso e venduto e viene messo a lavorare alla catena in una blockchain privata dove doveva continuamente girare blocchi tutto quanto il giorno. Quando non ce la fece più, il padrone della blockchain privata lo buttò a mare. Una volta arrivato a mare, questa moneta, Bitnocchio, viene presa da una balena. Questa balena
prende Pinocchio, se lo pappa, anzi no, se lo pampa, dopodiché lo tiene in pancia un po', dopodiché lo dampa e nel momento in cui viene abbandonato rimane lì completamente moribondo sulla spiaggia. Arrivato sulla spiaggia ed abbandonato, si rende conto che il tuo povero papà, dopo aver passato un sacco di guai per come era scritto il suo codice, per tutte le cose che aveva fatto, Bitnocchio si mette finalmente in testa di fare la brava criptomoneta. Comincia a fare il suo lavoro, incomincia a darne prova, comincia a fare tutte le cosine che doveva fare senza mettersi in testa cose strane, e alla fine, finalmente, la fata exchangina lo premia e lo fa diventare un Bitcoin vero, dimostrando che tutte le personcine che si comportano bene, che non hanno in testa di fare affari di miliardari, a un certo punto arrivano da qualche parte. Ok, è satira, va bene, è satira, però non puoi non accorgerti di queste cose, no? Cioè, in Pinocchio, da solo, basta la favola di Pinocchio per capire che certe affermazioni che vengono fatte da personaggi che stanno dietro certe criptovalute, dice, ma ascolta, lo diceva Collodi che c'era questa roba qui che è noto. Come fai tu a venire a proporla? Oddio, peggio ancora il fatto che ci sia comunque qualcuno che ci caschi. Attenzione, sono sempre loro, sembrano quelli della barzelletta. C'è l'hacker russo, il professore di crittografia israeliano e la biondona dell'est che va a fare la parte del marketing e del marketing. Le cose che propongono sono sempre quelle. Adesso hanno cominciato anche a metterci dietro qualche dignitario politico addetto al ministero per i pollivenduli di un paese dell'est, non si capisce perché, perché così c'è più roba dietro. Oltretutto, se andate a vedere i profili, dice, ma questi qui non sono quelli della stessa Scamcoin dall'altra parte? Sì, sono esattamente loro, perché ci mettono pure la faccia, capito? Perché la cosa bella è che non hanno neanche la vergogna poi dopo di andarsi a nascondere, perché probabilmente quello che hanno fatto non è ancora classificato come legale, ma sicuramente classificato da se ti piglio te corco le mazzate, perché una truffa è una truffa, perché alla fine, quando ci sono queste cose qui, non puoi chiamarla in altro modo. E le caratteristiche sono sempre quelle: i tre personaggi di prima, la persona facoltosa, la garanzia che comunque sarà un affare della Madonna, oppure non ti dicono no, guarda, io non te lo posso garantire, però tranquillo che alla fine arriva una bomba. Il fatto che la devi acquistare a pacchetto, il fatto che la puoi vendere solo in certi momenti, il fatto che ci sono, non so, meccanismi trani di un certo punto, un certo tipo sotto, e via dicendo. Gli scam li fiuti a naso, sono facilissimi, quindi basta mettersi lì. Il concetto di base è sempre quello: c'è sempre qualcuno che vuole fregarti. Nessuno vuole far diventare te ricco, ma nessuno mai, non c'è nessun'altra ragione al mondo, e se è troppo bello per essere vero, è sempre così. Ricordatevi la storia di Bitnocchio, che gli si allungano le blockchain quando racconta cazzate, e il principio che vale è esattamente quello.